Quando si pensa al karate, lo si immagina spesso come uno sport individualistico, a differenza del calcio, ad esempio, che è tipicamente considerato uno sport di squadra. Tuttavia, dopo aver trascorso solo poche ore con questi ragazzi, ho capito quanto si preoccupino l'uno per l'altro, sia a livello emotivo che a livello fisico. Difatti, anche se il karate non è uno sport di squadra in senso stretto, ho visto molto più un senso di unità qui rispetto a tanti altri sport che ho avuto modo di praticare. Va, Vitto, metti il video, aspetta, metto vicino a Saverio così si sente l'audio. No! Fai partire il video, Vitto. Vai. Ah, sì, doveva andare così. Tutto stile la cosa, mano. Tutto stile. Si è fatta pure le tre. Si rovina i cavalli. Balla come e non ti daranno una domanda. E dov'è? Sei pronta alla lotta? Sei pronta alla battaglia? Sì. Cominciamo. Sì.